Siamo con il nostro bomber Riccardo Innocenti, ribattezzato Riccardo Cuor di Leone per l'anima e per tanto cuore che mette in campo. Riccardo, decimo sigillo personale domenica. Ci lasciamo alle spalle quella maledetta partita, anche questa volta la dea bendata non ci ha dato una mano. Vogliamo solo fare un appello ai tifosi per sabato, per farli accorrere numerosi allo Stadio Pinto. Niente, cosa dire? La cosa più importante secondo me è che la C1, penso per la città di Marcianise e per tutta la provincia, credo che sia un patrimonio veramente troppo importante perché è un campionato dove ci sono società che hanno fatto la Serie A, la Serie B e penso che per Marcianise possa essere un'opportunità unica e chiedo a tutti gli sportivi marcianisani di darci una mano, perché li capisco che comunque giocare sempre in trasferta a Caserta può essere un problema, però anche noi cerchiamo di fare il massimo, di dare sempre il nostro contributo e se è possibile chiedo a tutti gli sportivi di darci una mano, di venire a vedere la partita, anche perché è un derby. E fino adesso, insomma, sono sempre i soliti irriducibili che sono anche da elogiare perché ci seguono, però ci aspettiamo magari qualche presenza in più perché, come appunto ho detto prima, la categoria è troppo importante per la città. Ok, grazie Riccardo Innocenti, che crepi il lupo, crepi lo stregone. Sì, sicuramente domenica è una partita di cartello, sarà un bellissimo derby e noi vogliamo che i nostri tifosi ci siano tanti allo stadio. Speriamo e faccio un appello personale di tutta la mia squadra che quando i tifosi sono venuti sempre allo stadio noi ci hanno dato sempre una marcia in più, quindi noi veramente abbiamo bisogno di loro e speriamo e crediamo che domenica siano in tanti. Ok, grazie Antonio, crepi il lupo e che crepi lo stregone. Grazie Antonio. Speriamo che vengano in massa e vengano a tifare Marcianise perché sabato sarà importante vincere contro una grande squadra e ci vogliono i supporti dei tifosi. E purtroppo giochiamo a Caserta e fate un piccolo sacrificio e venite a vedere la partita per incitare la squadra. Ci associamo naturalmente all'appello del nostro marcianisano Doc Gaetano e possibilmente magari dobbiamo essere proprio in tanti, 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 tanti. Ok, grazie Gaetano e in bocca al lupo per sabato. Speriamo che sabato al Pinto ci sarà molta gente, sperando che ci sarà buon tempo, diciamo. Perché sappiamo che specialmente con il Benevento, non molto con le altre squadre campane, ma con il Benevento c'è sempre stata quella cosa, quella rivalità che diciamo, ci ha permesso durante la settimana di lavorare Più molto carichi. più carichi e più concentrati rispetto alle altre partite. Quindi è un derby abbastanza sentito sia per noi che penso per loro che in questo momento vogliono diciamo, vincere il campionato. Quindi speriamo che sabato il nostro pubblico ci dia una mano e di fare un'ottima partita anche per loro.